brutto, brutto, brutto! Puttana! Che lecca!
questa volta è buona, sentiamo il Binder con Brunner, stessa mondiata, Osana! Ormai una qualche amicizia con Serpanti che da troppi anni vediamo qua, ma ci sono due piloti, uno per Mance, questo è uno, Holsteiner il tedesco, l'altro lo vedremo nella prossima, sarà Remo Cobras, austriaco, per i quali vedo veramente delle grandissime cose, fanno uno spettacolo a sé, proprio con la loro guida eccezionale. Quindi Sutter e Stöckel che è con i 5 secondi di penalità. Grande leggerezza di guida questa che mi piace molto in Oldtimer, mai brusco, molta grinta, qualcosina che assomiglia un po' a sua maestà Bernie Stube, stessa nazionalità. Quest'anno anche cambiato. Ti sei appena perso il motivo perché arrivano le pietre sotto. 2018 era partito malissimo, ha recuperato tutto, ma fa delle cose. Solo avendolo visto da quanto ha esordito fino adesso ci si può rendere conto della straordinarietà. In Austria, una gara non così, ma è andato lo stesso a partecipare, stranamente ha vinto, chiaramente era un posto totale. Intanto siamo a un giro dalla fine con un Holsteiner che ha tenuto a bada due svizzeri che sono Sacha Baumgart e Christian Brunner, pilota super mega Gasparri, eccolo qua. Andiamo a vedere se si illumina completamente, sì, occhio al proto rosso, quello di Remo Cobras, ma con il 110 anche Straub. E già anche se puttana, sì. Mi aveva letteralmente fregato vedere il suo ragazzo austriaco girare. Grande padronanza con il suo prototipo. Fuorissimo! Vettura ferma intanto all'ingresso della 4.
cerca il recupero, ci riesce, si tratta di Marshall Hag. Thank you.
fino alla fine con Cobra. Ma dove sei andato a finire, Fabio? Sei fermato lì? Vediamo se un fighter ha qualcosa da dire. Non lo faccio io. Certamente per commentare e vedere i passaggi dei vari piloti con i tempi e sapere l'ordine preciso per dare questa serie di comunicazione. Mi devo portare perché... Guarda la posizione.